riservato questo spazio all'interno della loro festa per incontrare finalmente a Masera Giuliani, al centro di questo tavolo. Presidente Paolo Ravaioli, non ha bisogno di presentazioni. Dottor Borghi, Enrico Borghi, che era qui con noi, vorrei invitare anche lui a salire e farci compagnia. Franco, vorrei mica rimanere lì. Forza. La mamma Netta. Benvenuti a tutti, benvenuta e bentornata Giuliana naturalmente. L'incontro di questa sera, voglio precisare, è voluto da Giuliana. Giuliana aveva già annunciato, aveva scritto al Presidente della Provincia, dicendo non appena mi sentirò, non appena ce la farò, però personalmente a ringraziare coloro che si sono adoperati durante il periodo del mio sequestro con tutte quelle iniziative splendide, alcune delle quali sono proprio partite qui da Masera. Però io prima di iniziare questo incontro mi sento in dovere di ricordare il sacrificio di Nicola Calipari, perché noi non l'abbiamo conosciuto, Giuliana l'ha conosciuto per un breve momento, io l'ho sentita questa mattina parlare giù alla Casa della Resistenza dove c'è stato un altro incontro, mi ha commosso il modo in cui lei ha raccontato quei brevi momenti che ha vissuto accanto a quest'uomo che l'ha salvata due volte, la seconda volta ha dovuto sacrificare la propria vita e questo ha consentito a Giuliana di tornare a casa, di tornare tra noi. È una cosa che noi non dimenticheremo, il comune di Masera. Benvenuti a tutti, benvenuta e bentornata Giuliana naturalmente. L'incontro di questa sera, voglio precisare, è voluto da Giuliana. Giuliana aveva già annunciato, aveva scritto al Presidente della Provincia, dicendo non appena mi sentirò, non appena ce la farò, però personalmente a ringraziare coloro che si sono adoperati durante il periodo del mio sequestro con tutte quelle iniziative splendide, alcune delle quali sono proprio partite qui da Masera. Però io prima di iniziare questo incontro mi sento in dovere di ricordare il sacrificio di Nicola Calipari, perché noi non l'abbiamo conosciuto, Giuliana l'ha conosciuto per un breve momento, io l'ho sentita questa mattina parlare giù alla Casa della Resistenza dove c'è stato un altro incontro, mi ha commosso il modo in cui lei ha raccontato quei brevi momenti che ha vissuto accanto a quest'uomo che l'ha salvata due volte, la seconda volta ha dovuto sacrificare la propria vita e questo ha consentito a Giuliana di tornare a casa, di tornare tra noi. È una cosa che noi non dimenticheremo, il comune di Masera, la comunità di Masera non dimenticherà. Annuncio anzi che proprio qui a Masera stiamo, mi sento anche di
fare un ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati, che si sono adoperati nelle varie iniziative, a cominciare da quella splendida fiaccolata. Quella sera sono stato veramente sorpreso di vedere intorno a me tanti sindaci, tanti colleghi sindaci che io personalmente non avevo invitato, ma si sono sentiti in dovere di partecipare. Io li ringrazio di cuore, così come tutti gli altri amministratori. Ringrazio di cuore il Presidente del Consiglio Provinciale, che è una persona straordinaria, e insieme siamo scesi a Roma due volte, la prima volta il 19 febbraio, mi sembra, in occasione di quella splendida manifestazione, e poi siamo doverosamente tornati anche in occasione dei funerali del povero califfo. Tutti quanti si sono dati da fare, vedo lì davanti a me Franco Chiodi, Mauro Tiboni, persone straordinarie che si sono adoperate tantissimo nelle iniziative che si sono portate avanti e che sono sicuramente servite alla liberazione di Giuliano. Io vi lascio, lascerei proprio la Presidente Ravioli, magari prima di fare un saluto. Grazie. Va bene, stesso inconveniente della Casa delle Resistenze stamattina, vuol dire che oggi è una giornata segnata da problemi. Ma soprattutto oggi è una giornata segnata dalla gioia per il ritorno di Giuliana. Abbiamo vissuto davvero tutti assieme un brutto momento quest'inverno. Questo territorio attorno a questo brutto momento ha trovato momenti, lo dicevo stamattina, di coesione insospettati. Si è mosso perché aveva la sensazione di quello che era accaduto, di quello che era accaduto a un proprio cittadino, e quindi si è mosso bene. Però dietro questo movimento corale c'è stato, e io voglio ringraziare davvero, qualcuno che più di altri ha lavorato. Voglio ringraziare, scusatemi se ragiono un momentino in casa mia, l'assessore di Rifondazione Carlo Alberganti, che è stato davvero splendido in questa situazione per cosa ha creato. E anch'io, il presidente del mio consiglio provinciale, Giancarlo Zoppi, che si è sobbarcato fatiche per andare a Roma assieme alla famiglia, assieme a Franco, assieme alla mamma. Voglio ringraziare, come ho fatto stamattina, non li faccio qui, diciamo tutte le istituzioni di questo territorio, a partire dalla questura, dalle forze dell'ordine, i carabinieri che erano presenti costantemente, la stampa, il sistema di informazione, c'era molta curiosità, e questo è normale, in qualche occasione anche una curiosità un po' sospetta di queste cose, però si è visto da parte della stampa, ad esempio, è stata una cosa importantissima la partecipazione, ad esempio, anche attorno alla famiglia, la voglia di star vicini ai genitori, cioè è stato un momento bello in un momento estremamente brutto. Dunque queste cose sono accadute, di queste cose è giusto parlare, di queste cose è giusto che resti in memoria, come abbiamo fatto quella sera qui a Masera, come abbiamo fatto in Piazza Domodossola, come abbiamo fatto nella serata della fiaccolata, davvero ringraziare il territorio, tutti voi dunque, la gente che vive in questa stupenda provincia, che si è stretta attorno a Giuliana, idealmente, a Giuliana lontana, e concretamente attorno alla famiglia, al fratello Ivan, alla cognata, tutti, ecco. Abbiamo, credo, di esprimere i vostri sentimenti, abbiamo sofferto assieme, e quando una collettività, una comunità, per usare termini che usano in modo diverso, culture diverse, si stringe assieme nel momento del dolore, della sofferenza, bene, è una bella comunità. E questo dà speranza anche per il futuro, perché è stato un momento nel dolore di crescita collettiva, e di questo, e per questo, e per le persone come Giuliana, di questo dobbiamo rendere grazie anche a questo momento brutto, perché ci ha permesso per un momento di crescere. Ecco, con questo ricordo di quei momenti, io ringrazio proprio tutta la collettività del Verbano Cusio-Ossola, perché ha saputo scendere in strada davvero col cuore. Lo dicevo a Domodossola,
in quella manifestazione il cuore è sceso in piazza. Grazie per questo. Io ho un saluto adesso dal dottor Enrico Borghi, presidente dell'ONCE. Grazie di essere. Io nell'esprimere felicità di trovarci qui questa sera posso solo portare una testimonianza diretta, anzi due. La prima è quando a febbraio, presiedendo il congresso dell'associazione che ho l'onore di presiedere, che raggruppa tutte le comunità montane d'Italia e tutti i comuni montani d'Italia, ricordai una montanara che in quel momento era un attimino lontana e venne davvero giù la sala. E tutti alla fine si avvicinarono e il senso delle parole, delle domande era: ma voi Ossolani siete tutti così tosti come Giuliana Sgrena? Io ovviamente non potevo dire di sì, ma cercavo di spiegare, cercavo di far capire che, perché sarebbe stata un po' vanagloria oggettivamente quella di appropriarsi di una caratteristica che è propria di una persona, ma cercavo di spiegare, di far capire, almeno così l'ho letta dall'esterno, da fuori, che non era solo una vicenda personale, ma era anche la storia di un contesto, di una famiglia, di un percorso di ideali, di valori, che ha fatto sì che poi ci potesse essere questa forza che è stata trasmessa anche attraverso i mezzi di comunicazione. E la seconda riflessione è questa, molto rapida. In questa società dell'immagine che tutto brucia, che tutto consuma e che purtroppo tutto dimentica, la nostra realtà, la nostra valle è entrata nel villaggio globale, a pochi centinaia di metri da qui avevamo i presidi della CNN, di Sky, e il nome di Giuliana Sgrena e dell'Osso la giravano per il mondo. Beh, noi siamo entrati per un quarto d'ora nel villaggio globale con, credo, uno straordinario messaggio di testimonianza, di valori, di ideali, di una persona che si è spesa per gli altri. E io credo che di questo, da ossolano, non posso che ringraziare Giuliana Sgrena. Personalmente mi dispiace che solo ora ho potuto venire a Masera, perché purtroppo le mie condizioni fisiche sono ancora molto precarie, quindi non posso permettermi di viaggi. Ci tenevo perché penso che quello che è successo qui, di cui ho avuto testimonianza e di cui si sono fatti protagonisti i rappresentanti delle istituzioni, qui stasera ne ho incontrati moltissimi, non solo quelli che sono qui al tavolo, ma ne ho conosciuti tantissimi, e penso che sia una cosa straordinaria vedere insieme tanti rappresentanti delle istituzioni e tanta gente normale. Io non avrei mai pensato di tornare in questo modo a Masera. Io la maggior parte di voi non mi conoscono, io non li riconosco, oppure dopo un po' me li osservo e vado indietro con la memoria, mi ricordo, c'era qualcuno che era a scuola con me, cioè, però appunto sono lontana da Masera da così tanti anni che non immaginavo di sollecitare in voi tanta, tanta solidarietà, tanta... tanta passione, perché io penso che questo che quello che è avvenuto a Masera, quello che mi hanno raccontato, non era una solidarietà solo formale, era qualcosa di più, era un po' condividere gli obiettivi, forse esagero, ma condividere un po' gli obiettivi che a me avevano portato in Iraq, cercare di informare l'opinione pubblica su quello che sta avvenendo in quel paese, cercare di andare, di scavare, di andare un po' dietro le immagini che ci arrivano ogni giorno. E quindi questa solidarietà è stata molto importante per me
E prima si diceva sono tutti così i montanari, e spesso mi dicono tu devi sei così tosta probabilmente perché vieni dalle montagne, quindi questo le montagne rendono molto duri e quindi probabilmente è questo che ti rende così, così ostinata, così convinta delle tue idee, dei tuoi obiettivi. E penso che questa solidarietà sia stata molto importante per, anche per farmi resistere durante la mia prigionia. Naturalmente io non sapevo allora quello che succedeva, però secondo me c'era una sorta di messaggio, di qualcosa di telepatico, perché comunque alcuni messaggi mi arrivavano. E alcune immagini le ho anche viste perché i miei rapitori all'inizio mi hanno fatto vedere una volta la televisione, anzi un paio di volte, la prima volta ho visto la televisione quando annunciavano il mio rapimento e la seconda volta ho visto la mobilitazione che c'era stata a Roma quando hanno fatto scendere il mio ritratto davanti al Campidoglio. E naturalmente era una grande emozione, era una grande però un grande aiuto per me, perché così ho pensato che la gente non mi avrebbe abbandonata, che molti avrebbero fatto qualcosa per liberarmi, e voi avete fatto molto per liberarmi, perché la mobilitazione che c'è stata è stata importante e io penso che non abbia lasciato assolutamente insensibili nemmeno quelli che mi avevano rapita. Quelli che mi avevano rapita all'inizio non sapevano chi io fossi, l'hanno scoperto dopo, quando io ogni tanto chiedevo ma cosa sta succedendo in Italia, cosa sta succedendo, e loro mi dicevano ci sono due fotografie dappertutto, c'è la gente dappertutto che protesta in piazza, e mi dicevano gli italiani stanno con te. E questo naturalmente era un po' esagerato, era un po' una semplificazione del... però anche perché noi comunicavamo in diverse lingue con parole molto semplici, perché non era così facile comunicare, però mi facevano capire che c'era qualcosa che si muoveva, e quindi per me era molto importante, perché quando si sta chiusi in una stanza, spesso al buio, da soli, 24 ore su 24 con i propri pensieri, è veramente molto 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 dura, anche se i miei rapitori non mi trattavano male, non posso dire che mi abbiano trattato male dal punto di vista puramente materiale, mangiare, medicine eccetera, ma il problema è che io ero prigioniera e loro mi trattavano da prigioniera. Essere prigioniera vuol dire essere soli con se stessi, non mi concedevano neanche un libro, né un pezzo di carta, né una penna, quindi io potevo solo pensare. E continuare a pensare, ormai alla fine non riuscivo più neanche a dormire, era veramente durissimo, il rischio di uscire di testa era molto forte. E allora il pensiero che comunque in Italia ci fosse una mobilitazione era per me fondamentale, quindi io lo pensavo, e in realtà questa mobilitazione c'è stata, anzi quando sono tornata a casa ho scoperto che era molto di più di quanto io non cedere a mantenere la mia dignità, io dovevo salvaguardare la mia dignità, questo era molto importante. E questo naturalmente l'ho fatto per me, ma potessi immaginare. Quello che si era mosso io non assolutamente era al di là di ogni mia possibile immaginazione, che si è mosso un po' dappertutto e che si è mosso anche qui nell'Ossola, e questo è molto importante, perché io pur essendo lontana da molto tempo dall'Ossola, quando facevo riferimento, quando io dovevo resistere, pensavo molto all'Ossola che aveva resistito, io pensavo a delle immagini che mi aiutavano a resistere ovviamente, quindi l'Ossola è un simbolo della resistenza e questo era importante. E poi anche quando i miei rapitori mi parlavano della loro resistenza, perché loro si richiamavano alla resistenza irachena, e allora io gli dicevo ma voi sapete che avete rapito? E allora gli spiegavo che mio papà era partigiano, che io venivo dall'Ossola, la resistenza che c'era stata nell'Ossola contro l'occupazione, e cercavo di fargli capire che loro stavano sbagliando tutto, che avevano sbagliato prendendo me, sequestrando me, eccetera. Ed era uno scontro molto, a volte molto al limite, perché io non...
con loro cercavo di essere sempre combattiva, perché ero anche convinta che solo combattendo in continuazione io non sarei mai diventata succube dei miei sequestratori, li avrei sempre tenuto teste e questo mi aiutava a... Perché davvero è stato un momento di coralità, questo territorio si è espresso assieme, è stato un momento importante, ecco io volevo... L'ho fatto anche per tutti quelli che sono stati accanto a me durante il periodo del mio sequestro. Quindi io vi ringrazio moltissimo, il vostro aiuto è stato veramente importante, determinante, forse questa esperienza ha dato a tutti qualcosa, anche se è stata molto dolorosa per tutti noi, non solo per me, penso che per tutti quelli che hanno seguito, che hanno vissuto questa storia, è stata una storia dolorosa, però penso che a tutti noi abbia dato qualcosa di più, qualcosa, un po' di umanità in più, forse ci ha fatto conoscere un po' di più gli altri, anche perché è stata una solidarietà appunto molto, molto trasversale e ha superato alcune divisioni, alcuni limiti. E a me ha fatto conoscere per esempio persone che erano lontanissime dal mio mondo, per esempio gli agenti che mi hanno salvata. Gli agenti segreti, i servizi segreti, per me sono sempre stato un mondo assolutamente sconosciuto, per la mia esperienza anche politica i servizi segreti erano quello di più, che di più lontano ci potesse essere. E quando io stavo sulla macchina, i miei sequestratori mi hanno lasciato quando mi hanno detto che mi liberavano, mi hanno lasciato in un posto su una macchina, mi hanno detto adesso aspetta e ti verranno a prendere. E ho aspettato per mezz'ora, per me è stata veramente un'eternità, circa mezz'ora, non so, forse il tempo per me si era molto dilatato perché era una situazione di terrore totale. E io pensavo, chissà cosa succederà quando qualcuno viene a prendermi, mi potrò fidare, cosa mi dirà, chi sarà? Sarà veramente qualcuno che mi vuole liberare o sarà solo un altro gruppo che mi viene a prelevare? Ed ero veramente terrorizzata finché ho sentito una voce che mi ha detto Giuliana, sono Nicola, io sono amico di Gabriele e di Pierre, sono venuto a prenderti, sei libera, adesso ti porto via. E ho sentito che era una voce amica. Era una... a trasmetterti immediatamente questo senso, questa fiducia, deve essere una persona straordinaria. E io per 20 minuti ho conosciuto questa persona straordinaria che era Nicola Calipari. E poi però lui mi aveva liberata, poi mi ha protetto e per proteggermi è morto. E io penso che questa cosa non... questa esperienza non potrò mai dimenticarla nella mia vita, perché quando una persona ti muore addosso per proteggerti è una cosa assolutamente indescrivibile. E poi sono tornata in Italia e ho scoperto chi era Nicola Calipari, molto di più di quanto avessi avuto la possibilità di conoscerlo in quei 20 minuti. Ho scoperto quante cose positive aveva fatto prima, quando era all'ufficio immigrazione di Roma, quanto ha lottato contro la corruzione in Calabria, quante cose aveva fatto prima. E per me allora ero assolutamente una persona sconosciuta, una persona, però ho capito subito che era una persona straordinaria, così come poi avrei scoperto che è una persona straordinaria la moglie di Calipari. E quindi io penso che forse il nostro compito non è ancora finito, perché io penso che sia molto importante cercare di capire, fare di tutto per capire cosa è successo quella notte a Baghdad, perché la morte di Calipari non venga archiviata come un incidente, un banale incidente o come un fatale incidente, non è stato così. E quindi io spero che la magistratura sta indagando, spero che... Però secondo me è importante l'opinione pubblica, che stia sempre attenta, che premi in continuazione perché questo caso non venga archiviato. Io penso che lo dobbiamo alla moglie di Calipari e ai suoi figli. E penso ancora che non dobbiamo dimenticare gli altri ostaggi che sono ancora
che sono ancora ostaggi in Iraq, soprattutto ricordo i giornalisti, ma non ci sono solo i giornalisti, ce ne sono anche altri che sono assolutamente dimenticati. Però in questo momento vorrei ricordare Florence Benas e Hussein, che è il suo traduttore, perché non solo perché Florence la conosco, ma perché io penso che finché ci saranno ostaggi noi non potremo sentirci liberi, e neanche gli iracheni. Finché ci sono ostaggi, anche gli iracheni saranno sempre meno liberi. Naturalmente possiamo fare molto anche per rendere gli iracheni più liberi, perché ora gli iracheni sono sotto occupazione, non possiamo dimenticarcelo, e queste cose succedono, anche i sequestri, perché quello è un paese occupato, perché è un paese in guerra, e la degenerazione della guerra porta a delle cose terribili, tra le quali anche il sequestro di giornalisti e il fatto che delle persone come me, Calipari e l'altro agente del SISMI che viaggiavano su quella macchina quella notte del 4 marzo possano essere colpiti da proiettili senza un motivo. Emozionati le parole di Giuliana, questi racconti così forti, così intensi. Noi abbiamo vissuto questo periodo, questo mese di sequestro di Giuliana, sì da una parte partecipando a tutte le iniziative, ma io personalmente ed altre persone ci siamo preoccupati molto anche di stare vicini alla famiglia di Giuliana, in particolare al papà e alla mamma, che a dire la sincera verità, talmente forte, e forse tante volte erano loro magari a sostenere, a confortare chi veniva a trovarli in quel momento così triste. Io chiederei a Franco, se voglia adesso ti dire le parole, di fare sotto raccontare in poche parole tutto quello che hai passato, che avete passato, tu, Antonietta, io, Claudio. Intanto vorrei ringraziare tutti per la partecipazione che c'è stata per la liberazione di Giuliano, e oltre in quei momenti che erano molto difficili per me, per la mia famiglia, vedo che anche adesso c'è molta gente che è qua presente, che non pensavo che sarebbero venuti in questa sede questa sera. Tanti, penso che non pensavo che ci fosse così tanta gente che sarebbe venuta per sentire mia figlia dire quello che era successo quando era stata sequestrata. Ma io voglio anche dire che mi sono state d'aiuto tutte le persone che sono venute a trovarmi in quei periodi. Era sempre piena la casa di gente, però a me non è che davano fastidio, ma mi supportava a passare le giornate, che se non ci fossero state loro non so come sarebbero finite le giornate, sempre lì a pensare come sarebbe finita la faccenda di mia figlia. La gente che è venuta a me mi ha fatto un grosso piacere, anziché, come dicono tanti, magari davano fastidio a me, non mi hanno dato fastidio né la gente che sono venuta neanche i giornalisti, anche se qualche volta i giornalisti fanno il suo mestiere e cercano magari di premere un po' su far dire magari qualcosa di più di quello che si vorrebbe dire, però dico che sono stati veramente grandi tutti nell'aiutarmi a sopportare il periodo di un mese, il sequestro di mia figlia. Io l'ho sempre detto, siccome
nella mia vita dico che sono sempre stato molto fortunato. Devo dire, mi è capitato tante cose anche al tempo dei partigiani, però alla fine andavo a finire tutto bene. Dicevo, se, e anche questa volta, e come le altre volte, mia figlia verrà a casa. Infatti... Franco è stato definito un mito, una di quelle persone che faceva riferimento. Franco è sicuramente Don Renato Sacco, che lo vedo qui seduto davanti a me, che veramente ti inviterei a salire qua su e dirci due parole, tu che sai parlare così bene, ti prego, vieni su. Credo che la serata di stasera era per ascoltare Giuliana. Io non so cosa dire, chiedevo prima personalmente a Giuliana la sua presenza in Ira. Credo che quello che ha vissuto lascerà un grosso segno in lei. Abbiamo cercato così, io devo dire non conoscevo, l'avevo già detto quella sera a Villadossola, né Giuliana direttamente né la famiglia, però essendo un po' legato all'Iraq abbiamo detto beh insomma diventiamo legati per questo, e un po' ridendo e un po' scherzando abbiamo cercato anche di collegarci con le persone che erano lì, che potevano dare un minimo di aiuto e di speranza, per cui tra tutte le persone che si sono mobilitate, di cui si è già parlato prima, abbiamo portato anche un po' di vescovi, un po' di preti in casa Sgrena, senza doppi fini di conversione o di altre cose. E quindi c'è stata la telefonata del patriarca il giorno del video, del patriarca Delli di Baghdad, un quarto d'ora, 20 minuti e finito, tu quello. Poi il giorno dopo la liberazione, quando Ivan invece era a Roma, siamo venuti con il vescovo attuale di Kirkuk, e così quasi a dire, poi lui ripartiva il giorno dopo. Era un po' come dire, beh, lui torna in Iraq, magari là può fare più qualcosa, no? Come se fosse dire l'Iraq, la sistemiamo così in poco tempo. E credo che al di là di questo, ecco, al di là del ruolo religioso che parte dal parroco di Masera, anche al nostro vescovo Corti, credo rafforzi ancora di più quella trasversalità che si diceva di appartenenza politica, sociale, religiosa, il rappresentante della comunità islamica, e forse davvero sarebbe un tesoro da valorizzare. Però questo è quello che è stato fatto, poi ci sono altri rapimenti, l'altro giorno abbiamo avuto la gioia di vedere ritornare la nostra Clementina, però Giuliana ci ricordava quante altre persone sequestrate, il vescovo ausiliare Monsignor Guarduni ci diceva ci sono tantissimi iracheni, perché ormai il rapimento rischia di diventare un po' un modo anche per tirar su qualche soldo, dal rapimento a basso prezzo che dice 1.000 euro a rapimento di decine e decine, centinaia di migliaia di euro o di dollari, no? E quindi il ricordo con tutte queste situazioni e anche il dire che tutto questo dipende da una follia della guerra, forse dobbiamo non stancarci mai di dire che la guerra è un'avventura senza ritorno e che la guerra non è mai la soluzione di nessuna realtà, di nessuna prospettiva. Oggi credo non è così neanche facile dirlo, facciamo un grosso business con la vendita delle armi, proprio in Iraq in questi giorni è stato trovato in mano alla guerriglia, mi sembra 20.000 pistole di Beretta, made in Italy. E quindi alla faccia della nostra sicurezza noi andiamo poi a dare armi a chi può poi mettere e minare la nostra sicurezza, anche se volessimo ragionare solo di questo. Quindi credo che il lavoro da fare sia ancora tanto, ma credo che una serata come questa la si debba vivere con il cuore un po' gonfio, certo, perché Nicola non c'è più, perché c'è una vedova, ci sono dei figli che piangono la morte di un papà,
su cui è doveroso chiedere luce e chiarezza e su cui è legittimo avere qualche dubbio che davvero la verità possa emergere, quindi non rassegnarsi. Ma insieme a questo era la gioia così di riabbracciare Giuliana e di riascoltare da lei con la sua passione appunto le parole, le testimonianze che credo siano la cosa più importante di questa sera. Ecco. Bene, Giuliana, avrei visto dal fondo che si è aperto uno striscione con un bentornata dagli amici della festa, dagli amici organizzatori. C'è anche un pensierino floreale che gli sarà donato a due maseresi un po' particolari, perché sono due giovani maseresi che il 19 di febbraio erano a Roma a sfilare per quella bellissima manifestazione per la pace e per la tua liberazione. Eravamo giù al Circo Massimo. In fondo c'era Luciana Castellina, tua mamma e tuo papà la sedetti sul palco, noi eravamo lì soli. Sì, sono volte perché c'era anche quel signore che ci ha fatto strada, senza di lui non saremmo arrivati fin sotto il palco. In quel 20 minuti e mezz'ora di gioia infinita che abbiamo provato quando è arrivata la notizia della liberazione, prima che purtroppo arrivasse l'altra notizia, noi avevamo già immaginato e pensato che a Masera avremmo fatto una grande festa, proprio una festa gioiosa per il ritorno di Giuliana. Poi purtroppo le cose sono andate in modo diverso e credo che la serata di questa sera sia il modo migliore che avremmo potuto immaginare di chiudere, tra parentesi, sembra brutto il termine, però di chiudere questa storia molto triste. Giuliana, ti passerei ancora il microfono una volta se voglio dire ancora qualcosa. Se qualcuno volesse fare delle domande, Giuliana è disponibile a rispondere. Volevo ringraziare Giuliana per aver resistito, per essere ritornata qui tra di noi, naturalmente al sacrificio di questo uomo dello Stato così coraggioso. Tu sei stata rapita perché eri in Iraq per darci delle informazioni, per darci delle notizie, e quindi se te la senti ti chiederei di dirci qualche cosa, darci un frammento delle cose brutte che hai potuto vedere in Iraq prima, cioè il motivo per cui eri lì. A Fallujah, ho letto tanti tuoi articoli sul manifesto, qualche cosa, se vuoi ricordarci, perché insomma il tuo rapimento è avvenuto perché volevi testimoniarci qualche cosa di questa brutta guerra. Sì, io in effetti sono stata rapita all'uscita dall'Università di Baghdad, all'interno della quale c'era proprio lì vicino una moschea, intorno alla moschea c'erano molte tende, in queste tende erano ospitati i profughi di Fallujah. Fallujah è una cittadina che non si trova molto lontano da Baghdad, che è diventata in Iraq un po' il simbolo della resistenza contro l'occupazione. E proprio per quello è stata sempre particolarmente bersagliata dagli americani, è stata a lungo bombardata già in aprile
E poi questo naturalmente ha fatto sviluppare ulteriormente una forte resistenza all'interno di questa cittadina, che è una cittadina molto conservatrice, che quindi vedeva le interferenze delle truppe straniere, i soprusi, perché poi quando entravano gli americani per cercare gli uomini della resistenza, così non badavano a niente, entravano nelle case di notte, tiravano giù le donne e i bambini dal letto, così, e queste erano tutte cose che naturalmente per la popolazione di Fallujah erano insopportabili, quindi c'è sempre, questo non faceva che aumentare la resistenza, la combattività nei confronti delle truppe. Io mi ricordo le ultime volte che ho potuto fare ancora la strada, o che si doveva fare la strada da Amman a Baghdad via terra, perché non era possibile andare in un altro modo, quando si arrivava nelle vicinanze di Fallujah, tutta l'autostrada, tutti i guardrail dell'autostrada erano tutti accartocciati, perché erano tutti i segni dei combattimenti che c'erano stati tra le truppe americane e la resistenza irachena. Dopodiché il fatto che ci fossero sempre questi scontri, ci sono stati tentativi degli americani di entrare in città, insomma a un certo punto questa città, gli americani non sono riusciti a entrarci, quindi l'hanno isolata. E nel momento in cui l'hanno isolata è diventato intanto impossibile andarci, e all'interno si sono sviluppati, sono stato anche una degenerazione della guerriglia, perché le posizioni sono sempre più estremizzate. Siccome era una zona dove gli americani non riuscivano a entrare, si sono rifugiati lì anche dei gruppi legati al terrorismo internazionale. Ora nessuno poi ha mai avuto delle prove concrete, ma comunque anche gli abitanti di Fallujah mi dicevano che effettivamente c'erano dei gruppi di arabi, quindi non di iracheni, che si erano nascosti lì. Per distruggere questa situazione in vista delle elezioni, gli americani hanno pensato bene di praticamente distruggere la città con i bombardamenti. Ma noi non abbiamo mai saputo esattamente cosa è successo a Fallujah, perché i giornalisti non avevano accesso, gli unici giornalisti che avevano accesso erano quelli che andavano con le truppe americane, quindi hanno avuto una visione di quello, e poi erano sottoposti alla censura degli americani, e quindi abbiamo avuto una visione del tutto parziale di quello che è successo. Forse vi ricorderete il fatto, non so se l'avete visto alla televisione, il fatto di quel marine che spara su un combattente disteso a terra dentro una moschea, ferito e disarmato, che aveva fatto molto scalpore questa immagine. Il giornalista che ha ripreso questa immagine era un giornalista che stava al seguito delle truppe americane, però per aver diffuso questa immagine è stato espulso, è stato mandato subito via, perché l'aveva fatto contro le regole che aveva sottoscritto per entrare come giornalista embedded, che poi vuol dire arruolato, perché sei al seguito delle truppe. Quindi io volevo, andando a intervistare questi profughi di Fallujah, avere un po' l'altra faccia di questo attacco alla città, anche se tutti questi erano scappati prima dell'attacco a Fallujah, perché quando si è prospettato questo attacco massiccio, la maggior parte della popolazione è fuggita, e ha fatto bene, perché altrimenti difficilmente sarebbe sopravvissuta a quei bombardamenti. E io sono andata a intervistarli, mi sono fatta raccontare molte storie, perché poi loro avevano avuto racconti anche da gente che era stata dentro fino all'ultimo, da alcuni che addirittura erano rimasti dentro la città perché erano quelli che avrebbero dovuto portare i servizi di emergenza, come un autista di un'autoambulanza, eccetera. E dopo queste interviste, tra l'altro, erano state fatte in un ambiente anche un po' ostile, perché questa gente era molto arrabbiata con gli occidentali, no? Non importava se io non stavo dalla parte, no, dei pacifisti che condannano la guerra, l'occupazione, eccetera, la loro rabbia si esprimeva comunque contro tutti gli occidentali. E comunque io questa storia, queste interviste non sono ancora riuscita a pubblicarle, perché poi ho avuto un po' un blocco su questo, però sto scrivendo un libro, e in questo libro sicuramente ci sarà questa storia di Fallujah, e forse ancora prima le pubblicherò sul Manifesto. Adesso c'è Mauro Piconi che ti vuole consegnare
un CD sul quale sono state registrate tutte le fotografie che Mauro ha fatto in queste varie iniziative e manifestazioni a Roma. Sì, sono due cose, sono delle fotografie, Giuliana ne avrà, credo, a parte l'ufficio che abbiamo avuto l'occasione di visitare quando siamo stati a Roma, con alle pareti tra l'altro i quadri di suo fratello, e questa è una nota di colore. Avrà sicuramente l'ufficio e la casa piena di fotografie. Queste sono fotografie fatte da chi in prima persona, noi c'eravamo alla manifestazione di Roma il 19 di febbraio, c'eravamo ai funerali di Nicola purtroppo in quella giornata tristissima, e c'è un file che io ho voluto allegarti con alcune pagine di mie riflessioni su quella giornata. Io ho voluto scegliere come copertina di questo CD una foto di Albert Steiner del 1957, ed è una fotografia che già parlava di pace. Ci sono delle rose che crescono da un casco di un militare, per cui comunque la speranza che anche dopo le guerre ci sia la pace davvero per tutti. Grazie. Qualcun altro vuole approfittare della presenza di Giuliana per fare qualche domanda? Bene, allora io direi chiudiamo. Grazie Giuliana di averci dedicato questa serata, è stata splendida. Sono personalmente poi particolarmente contento che sia finita in questo modo, troppo, perché abbiamo avuto questa triste storia che ha sconvolto ogni cosa. E vi ringrazio tutti per essere intervenuti, e chi vuole fermarsi poi qui alla festa degli amici di Don Gianni, io credo che loro saranno anche attrezzati per ospitarci, visto che sono stati così gentili con noi a darci questo spazio. Io credo che adesso qualcuno di noi potrebbe anche fermarsi qui e proseguire la serata. Io sarò sicuramente uno di quelli, e conto di invitare un po' di miei amici a passare la serata con me. Grazie a tutti gli intervenuti ancora. Grazie mille. Buonasera. Grazie.